Buongiorno a tutti, oggi è l'8 settembre, una data importante che è quella della Natività di Nostra Signora. A Lanciano si rinnova la tradizionale manifestazione del dono alla Madonna del Ponte. Le contrade lancianesi da 182 anni sono le vere ed uniche protagoniste di questo evento speciale e molto sentito. Un lungo corteo ricco di doni che canta inni di ringraziamento alla Madonna mentre sfila tra due ali di folla sul Corso Trento e Trieste. È un rito che si ripete nel corso degli anni e siamo qui alle feste di settembre numero 183, settembre lancianese numero 183, e stiamo per iniziare anche questo dono 2016. In testa al dono partirà il gruppo Tradizione. Sono già... E quindi partiamo con il quartiere di Lanciano Vecchia. Cominciamo con un applauso, grazie, il quartiere di Lanciano Vecchia. Si prepara intanto il quartiere del Borgo, questo dono 2016, come tutti sappiamo, abbastanza sofferto perché sono due giorni di pioggia. Ecco che fa il suo ingresso anche la delegazione del quartiere Borgo. Bene, entra su Corso 33 il comune di Santa Eusania del Sangro. Graditi ospiti, facciamo un applauso anche al comune di Santa Eusania del Sangro. Delegazioni in onore della Madonna del Ponte. Iniziamo con i carri adesso, il comune sul Corso Trento e Trieste, altra delegazione di amici, ospiti della Frentania, venuti qui nonostante il tempo incerto in onore della Madonna del Ponte. Abbiamo subito dopo il comune di Treglio, un carretto con gli animali del comune di Paglieta. E intanto Marcianese si prepara, la prima contrada della città di Lanciano che sfila in questo dono 2016. Marcianese si prepara dietro il comune di Paglieta. Ecco qui il comune di Paglieta, potete vedere il carro con gli animali. Ed ecco qui la prima contrada del dono 2016 che sfida la città di Lanciano. Un grande applauso per la Marcianese. I primi che sfidano sono i ragazzi, rappresenta i bambini, e poi i ragazzi con le biciclette. Le ragazze un po' più grandi seguono con il vestito tradizionale e con i doni da offrire alla Madonna del Ponte. Ecco che continua Marcianese a sfilare al centro di Corso Trento e Trieste. Vedete le ragazze più grandi, le signore con i donativi in onore della Madonna del Ponte. E abbiamo da Marcianese anche un vero e proprio carretto votivo con l'immagine della Madonna del Ponte. Con l'immagine della Madonna del Ponte al seguito.
Ecco l'immagine della Madonna del Ponte con questo carretto votivo realizzato dagli amici della contrada Marcianese. Si prepara San Nicolino a entrare sul corso Trento Trieste. San Nicolino segue Marcianese e c'è un carro dove si produce invece una scena di vita contadina, dove si fanno le sane. Andiamo con Follani. E anche Follani fa il suo ingresso sul corso Trento e Trieste. Carro, anche questo dedicato alla memoria e questa è Torre Marino dove si riproduce il focolare, una scena che conosciamo bene. A questo punto si avvicina per sfilare nei confronti della Madonna. Poi abbiamo un carro segue con i bambini dentro e la delegazione di Villa Stanazzo. Fanno l'ingresso sul corso Trento e Trieste, ripeto, la contrada di Villa Stanazzo che da qualche anno mancava, ma quest'anno con uno sforzo notevole e importante la parrocchia di Santa Maria degli Angeli è riuscita ad assicurare questa bella presenza in onore della Madonna del Ponte. Altra contrada storica, Sant'Egidio, con i bambini e i carri e gli amici dell'associazione Sant'Egidio che hanno realizzato anche loro questi carri con sacrificio. Sono stati giorni di pioggia, tutti quelli che sono in contrada sanno che allestire i carri negli ultimi giorni con la pioggia è un'operazione abbastanza complessa e complicata, quindi onore al merito di chi oggi qui ancora una volta è ad omaggiare la Madonna del Ponte. Fa l'ingresso quindi sul corso Trento e Trieste la contrada di Sant'Egidio. Che è Torre Sansone. Agli amici di Torre Sansone chiedo di fermarsi un attimo e di inquadrarsi. Ogni anno fa le cose in grande, quindi tutti i bambini in costume, in abito, i donativi e l'associazione Dalla che in qualche modo coordina le operazioni del dono sulla contrada. Ecco Torre Sansone, anche qui una delegazione per arrivare un carretto votivo, anche questo che riproduce la chiesetta della contrada con i donativi. Ed ecco quindi il carretto di cui parlavo che fa il suo ingresso sul corso Trento e Trieste dove si riproduce l'antica chiesa che adesso arriva un carro simpatico che è il carro della cantina di Putì, la cantina di Putì dove si riproduce invece una scena di vita di Putì, gli amici di Torre Sansone, gli facciamo un applauso per questa bella scena di vita nostra, contadina e non solo.
e non solo. Subito dopo Torre Sansone abbiamo una delegazione ospite da Larca San Giovanni, San Giacomo, un bel evento con gli animali. Ecco Larca San Giovanni con un carro bellissimo con gli animali, la riproduzione anche in miniatura della stalla, diciamo, e i donativi. Direi decisamente il simbolo del dono di sempre. E questa è Madonna del Carmine, facciamo un applauso anche a Madonna del Carmine. Con gli attrezzi di lavoro della campagna e con i donativi e le donne della contrada. Non ci sono donne, questa cosa non ci fa sperare sul risultato del pomodoro. E questa era la Subi. Con al seguito i cavalli. Eccoli qua. Fate un bel applauso anche agli animali che se lo meritano, come si dice, se lo meritano. Sempre con i cella abbiamo le ragazze, i ragazzi e il carro del coro di Maria Santissima. Questo è il carro invece che sta per fare l'ingresso sul corso 30 Trieste, il coro di Maria Santissima che ha allestito direttamente un carro dove si eseguono gli antichi canti in onore. Schiacci in maniera affettuosa, siete bellissimi. Andiamo avanti con un motore d'epoca sempre di Conicella. L'offerta a tutti i presenti della contrada in Conicella, addobbato a festa, è uno spettacolo solo guardarlo. Decisamente. Ovviamente al seguito ci sono i doni che anche la contrada di Conicella non fa mancare come ogni anno alla Madonna del Ponte per la vendita dei donativi, che ricordo a tutti ci sarà questa sera alle ore 19 in piazza del Conicella, che organizza con grande fatica tutte le attività della contrada. La delegazione della contrada in Conicella piena zeppa di donativi in onore della Madonna del Ponte. Fate un bel applauso a Mario Prada e per il grande sforzo che fanno. Abbiamo poi l'amico nostro qua, che sono tanti anni che partecipa al dono con la parrocchia di Sant'Antonio e la musica sparata a palla. Un po' è diventato carro fratelli fratelli. Grazie. A questo punto sta per arrivare invece un'altra strada molto importante dove ci hanno da fare tantissime persone, donne, bambini, che è una scena di vita contadina importante. Quindi Carminello fa il suo ingresso sul corso Trento Trieste, mentre nella parte alta Carlo dirige questa quadriglia interamente fatta dai bambini della contrada. E adesso la quadriglia si avvicina all'ingresso nel corso Trento Trieste. Fate un grande applauso a questi ragazzi. Sono
non esagero se vi dico che sono mesi che provano per fare quello che vi stanno mostrando. E questi sono i ragazzi di Villa Carminello, eccoli qua, segue il focolare, segue il carro dedicato al focolare. Dove vengono offerti ai presenti omaggi legati alla tradizione culinaria nostra. Alla tradizione culinaria nostra, e subito dopo questo carro dedicato al focolare di una volta, sempre Villa Carminello, ci porta la bestia su Corso Trento e Trieste. Quindi qui siamo andati oltre l'animale domestico, siamo andati presenze, nonostante il tempo incerto, Lanciano, che caratterizzano la sua storia e la sua idea. In piazza del Plebiscito alle ore 19 per il tradizionale appuntamento della vendita. Lo stendardo di Santa Maria dei Mesi, Torre Marina e Candeloro apre, ci sono poi i bambini sulle biciclette e la prima delegazione di Santa Maria dei Mesi è una delegazione ospite. Direttamente da Chieti abbiamo l'onore di avere all'interno della sfilata del Dono 2016 la compagnia di tradizioni teatine dirette dal professor Francesco Stoppa. Francesco Stoppa, tutti in abito tradizionale, potete notare la cura dell'abito, queste persone dedicano tantissimo tempo alla ricostruzione dell'abito e alle rievocazioni storiche fatte non da un punto di vista filologico ma da un punto di vista assolutamente tradizionale. Il rinnovamento della tradizione, questa è la CTT, un grande applauso a questi nostri ospiti, ospiti della contrada Santa Maria dei Mesi ed ospiti delle feste di settembre. Cultura regionale. Santa Maria dei Mesi con Fernando Teti segue la CTT ed apre appunto la delegazione, carro che Fernando porta pieno di donativi, con motore storico, un Fiat 450 DT. Abbiamo invece gli amici sempre di Santa Maria dei Mesi che fanno una bicicletta storica, lo sposo e la sposa in bicicletta, e facciamo un applauso agli sposi. Un bel applauso per gli sposi che vanno in bicicletta in mancanza di altri mezzi, no, per riprodurre evidentemente la scena di un tempo dove ci si sposava anche così, non solo così, anche così. Altro carro di Santa Maria dei Mesi con i donativi, e a questo punto fa il suo ingresso un'altra delegazione ospite, sempre della contrada Santa Maria dei Mesi e delle feste di settembre 2016. Abbiamo l'onore anche qui di avere l'associazione Camminando Insieme di Chieti, laboratorio tradizionale di canti e balli abruzzesi. Un grande applauso anche a loro che omaggiano la città di Lanciano con la loro presenza. Un applauso anche agli amici di Camminando Insieme, anche loro con vestito d'epoca, questo laboratorio di canti e balli abruzzesi, direttamente da Chieti. Ovviamente siamo onorati a Lanciano di avere delegazioni dei comuni della nostra provincia, in modo particolare del capoluogo di provincia, della città di Chieti. Tutti quanti siamo partiti prima con il dono, siamo partiti una mezz'ora prima perché abbiamo tutti paura un po' dell'acqua, della pioggia,
che per il momento non è arrivata e quindi speriamo che non arrivi anche dopo. Quest'anno siamo partiti decisamente prima, se pensate che l'anno scorso a quest'ora... di Santa Maria dei Mesi e delle Tre Contrade, che come sempre si presenta con grandi carri storici e non, questo è un motore suo invece moderno, di quelli belli, grandi, importanti. Coordina le Tre Contrade, non è semplice, tutto quello che si vede non è semplice, tutto quello che si vede, queste persone che in onore della Madonna del Ponte realizzano tutto questo per l'8 di settembre. Ecco Nadio che entra con il motore su Corso Trento Trieste, un grande applauso a Santa Maria dei Mesi. Un grande applauso a Santa Maria dei Mesi. E a questo punto seguirà il carro di Santa Maria dei Mesi, i cavalli. Seguiranno i cavalli che ci sono. Con gli amici della protezione civile di scorta, ovviamente, e subito dopo anche io mi unisco alla sfilata del Dono 2016, vi ringrazio e ci vediamo in piazza per questa giornata del Dono, la giornata in onore della Madonna del Ponte. Buon dono a tutti. Abbiamo avuto nel 2012 già una brutta esperienza. Ha buttato a rete? Sì. Ma paghiamo ancora, e paghiamo ancora le conseguenze. Possiamo consegnarlo questo, no? Thank you.
macchina ci fa tanto qua, la distribuzione si va, un po'. Thank you.
Jesus.